Buon pomeriggio e benvenuti a Cinema d'Acqua. Allora, come probabilmente, anzi come sicuramente tutti sapete, quest'anno è iniziata una collaborazione che a noi del Festival fa molto piacere e che speriamo sia prosegua in futuro. Una collaborazione con Cuci Terme, che sono molto interessati al cinema. E quando è nata l'idea della collaborazione ne abbiamo un po' ragionato e alla fine ha vinto l'ipotesi di fare una sorta di concorso, bandire una sorta di concorso per cortometraggi che racconta inediti, naturalmente nuovi, perciò inediti da ogni punto di vista, che raccontassero l'acqua. I poteri dell'acqua, la bellezza dell'acqua, cioè l'acqua come la bontà dell'acqua, l'acqua come momento di vita. E perciò è stato fatto il bando, sono arrivati i cortometraggi, sono stati selezionati, tra tutti questi ne sono stati selezionati 10. E sono i 10 che state per vedere. Tra questi 10 una giuria sceglierà, ha già scelto ma fino a domani non ve lo possiamo dire, fino a domani sera, sceglierà il vincitore o vincitori. Allora, è il primo anno, a noi è una cosa che ha fatto molto piacere e appunto ci auguriamo che la collaborazione continui e che soprattutto i cineasti, e che la cosa fondamentale, partecipino sempre di più a questa esperienza, cioè che facciano sempre più cortometraggi. A questo punto, per primo, vi presento il PR and Strategic Communication di Cuci Terme, Alberto Arrighi. Prego. Allora, buonasera, grazie mille. Grazie Emanuela Martini per la presentazione. Noi siamo davvero molto contenti di aver fatto questa iniziativa per il primo anno. Abbiamo la volontà di ripeterla senza dubbio in futuro. Per noi è stato un momento importante, vogliamo portare il cinema all'interno di quelli che sono i nostri centri. Questo qui è il punto principale, crediamo che in ogni luogo ci sia la possibilità di ammirare la bellezza che viene attraverso le immagini, attraverso i capolavori e le opere d'arte di chi le crea e che possiamo distribuire e portare nei nostri centri. L'elemento acqua è per noi un elemento centrale, a questo ci siamo legati, noi lavoriamo con l'acqua, dell'acqua ci facciamo carico e responsabilità, sappiamo di lavorare in un luogo dove di acqua ce n'è tantissima, sappiamo che in altre parti del mondo l'acqua è scarsa ed è un fatto problematico. Di tutto questo ce ne occupiamo come responsabilità sociale aziendale. E da questo punto di vista insistere sotto questi aspetti è per noi l'esaltazione senza dubbio della bellezza dell'elemento acqua, della sua complessità, della sua completezza, l'acqua come fonte di vita, elemento primigenio, consapevoli che l'acqua può anche essere qualcosa di pesante, a volte di distruttivo, di forte, e che nella complessità di un racconto può essere interessante. Felici di aver fatto questa cosa, felici di aver dato l'opportunità a 10 persone, a 10 artisti di poter emergere, speriamo con il nostro piccolo contributo di averlo fatto in maniera sostanziale. Ringrazio il Torino Film Festival per grazie. Tutto questo. Grazie che ci serve. A questo punto arriva la presentazione dei 10 cortometraggi selezionati e per presentarvi vi invito qui i due critici che hanno selezionato i 10 cortometraggi, sono Marianna Cappi e Alessandro Uccelli. Grazie, allora ve li presentiamo. Grazie. Vado io, perché nel primo blocco alfabetico c'è un titolo più difficile, allora fanno fare la brutta figura a me. Allora, i 10 cortometraggi, gli artisti sono 11 perché uno è una coregia,
sono Apnea di Irene Vondorigotti, che dovrebbe essere in sala, la invito ad alzarsi, a dare un gesto della propria presenza. Apollo 18 di Marco Renda, che mi dicono è in sala, eccolo. Poi va Jai Dvr Apa Tuk di Matteo Passerini. La conseguenza del tempo di Eugenio Sciola. E Espressioni d'acqua di Simone Careddu. Ecco gli altri cinque. Poi Fontanelle di Giuseppe Zimmardi. I giganti dell'acqua di Massimo De Pascale e Andrea Zambelli. Goccia di Silvia Selvi. Kepler 2.18b di Fabio Palmieri. E Vapori d'infanzia nell'acqua di Roberto Di Vito. L'ordine in cui li abbiamo letti è un ordine alfabetico, li vedrete in una, secondo una scaletta diversa. Ok, bene, grazie Marianna, grazie Alessandro, grazie a voi di essere qui, e aspettando il vincitore che verrà annunciato domani sera, buon divertimento a tutti.